Sarebbe fantastico ritrovarti in capo al mondo e nel tuo modo di vedere le cose, sentirmi al sicuro, sentirmi a casa. Non ci serve un appartamento, non ci serve una famiglia, non ci nascondiamo più alla luce del sole, a quella del mare, fuori dalle trincee, combatteremo un'altra volta. Sarebbe fantastico lavorare stanca, lavorare uccide, lo sanno tutti che in film meccanica i soldi veri li fanno con le armi, e noi qui ad amare i nostri bambini. Ma che senso ha? Sarebbe fantastico non dover rincorrere la fine del mese ogni santo giorno che il Padre Eterno dispettoso concede alle nostre inutili vite. Non mi fossi mai sposato e non avessi figli neanche uno, avessi tanto tempo, ma tanto tempo per non fare più niente. Sarebbe fantastico ritrovarti in capo al mondo, nel tuo modo di vedere le cose, sentirmi a casa mia. Sì, certo, non sarebbe niente male alzarsi a mezzogiorno e non dover incontrare ogni mattina un capo reparto impazzito e sempre incazzato. Dio forse sa perché. Prendersi cura di sé e scendere in piazza a bere un caffè, comprare un quotidiano per conoscere gli ultimi scandali di un paese che non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia mai. Fuggire da Varese sbadigliando aperitivi, scappare da Caserta a gambe levate, andare a quel paese dall'altro capo del mondo, dove il cielo non finisce mai, dove l'oceano in tempesta è così bello che fa paura, guardarti negli occhi e dirti che ti amo ancora, forse più di prima, amica mia. Scappiamo via da un paese che non cambia, perché non vuole cambiare, non cambia perché non vuole. Certo, ma sì, come no? Potrebbe andare peggio, che ne so io?